Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di un particolare bonus da 1000 euro, il cosiddetto bonus idrico, che non è ancora stato attuato. Vediamo tutte le novità a riguardo. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Introdotto con la legge di bilancio 2021 con il fine di incentivare la sostituzione della vecchia rubinetteria dei vasi sanitari e perseguire così un migliore risparmio di risorse idriche, non è ancora stato attivato nonostante il fondo per il risparmio di risorse idriche dotato dalla manovra 2021 di ben 20 milioni di euro. Il cambio di governo ha ovviamente rallentato l'emanazione, infatti doveva essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, dunque entro il 2 marzo 2021. Siamo quindi a più di un mese e mezzo di ritardo. Dal ministero però rassicurano che il bonus non è stato cancellato, ma che anche se con ritardo è entrato nella fase della concentrazione con gli altri ministeri coinvolti, quindi bisognerà attendere ancora qualche settimana o forse un mese prima di avere una comunicazione ufficiale con maggiori dettagli. Nell'attesa vediamo dunque a chi è rivolto il bonus idrico e a quanto ammonta. Il bonus è riconosciuto a tutte le persone fisiche residenti in Italia e, come già detto, ammonta a un massimo di spesa di 1000 euro per ciascun beneficiario e fino a esaurimento delle risorse. Il bonus è ancora fermo, ma non è stato cancellato, quindi semplicemente non è stato ancora pubblicato il decreto attuativo relativo alla misura, che varrà però per gli acquisti fatti entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe. Il beneficio, come detto, spetta non solo per l'acquisto dei materiali, anche per l'installazione per spese sostenute nel 2021 a fronte di specifici lavori, ossia la fornitura e la posa di opera di vasi sanitari in ceramica con valore massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate allo smontaggio e alla dismissione dei sistemi preesistenti, e la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni docce, colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 6 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate, lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.